Ottenere un prodotto tradizionale, genuino, anche all'estero. Il cibo sarà la medicina del domani. C'è tanto lavoro che ci aspetta. Impegniamoci a studiare. La semplicità, il piatto più è semplice e più è buono. Studiavo veterinaria e mi sono dovuto reinventare macellaio. Sono 45 anni che faccio questo lavoro. La vera innovazione è scoprire tutti gli aspetti della tradizione. Mi piace molto pensare di essere un buon ambasciatore italiano. Insegniamo. Parliamo nella rubrica di Stagionello Channel che parla di paure, regole ed opportunità nel nuovo mondo della ristorazione e della macelleria. Nuovo perché chiaramente questa situazione di pandemia a cui ci hanno sottoposto gli ultimi mesi ci ha in qualche modo trasformati, ha trasformato l'idea imprenditoriale, ha trasformato anche la voglia imprenditoriale, no? La voglia di ripartire, di rimettersi in gioco con nuove regole. Ma anche nuove opportunità. Siamo ripartiti, molti stanno ripartendo nel corso di questa settimana e si sono dovuti adeguare macellerie, ma in particolar modo i ristoratori che sono stati fermi per tantissimo tempo, e si sono dovuti adeguare alle nuove regole. Affronteremo qui nel nostro laboratorio, simuleremo come dovremmo sederci a tavola d'ora in poi all'interno di un ristorante, come la nostra privacy in qualche modo potremmo sentircela un po' diciamo violata, l'imbarazzo anche da parte di chi gestisce, il fatto di dover necessariamente prenotare e il fatto che anche se diciamo conviventi o sotto lo stesso tetto, al ristorante si mangerà con una barriera. Io inizierei da subito ad entrare nel vivo dei temi, nel vivo di tutto quello che saranno le paure, le regole e di conseguenza le opportunità. Entriamo da subito quindi con il macellaio d'eccellenza, l'ambasciatore della macelleria nel mondo e quindi Dario Cecchini. Sono Dario Cecchini e nasco macellaio e ho sempre cercato nel mio lavoro di cercare le soluzioni, cioè di trovare il modo di accontentare meglio i clienti, ma soprattutto di esprimere il mio mestiere, di possedere l'arte, di arrivare, non voglio dire al taglio perfetto, ma a diventare bravo nella conoscenza del mio mestiere, come hanno fatto il mio babbo, il mio nonno e come sicuramente avranno fatto i vostri. Io credo che nella macelleria di un artigiano entrano quelli che non si accontentano di supermercato, cioè entrano quelli che hanno la curiosità di un cibo sano e soprattutto di un rapporto umano. Cercare la qualità e cercare di esprimere al meglio la qualità, cercare di migliorarsi nel proprio mestiere e di comunicare questo miglioramento, questa passione, questa ricerca della qualità agli avventori, ai clienti, ai consumatori. Poi se c'è il chilometro zero meglio, ma non è quello che fa la differenza. La gente ha bisogno di godere, non può essere solamente sana. Fatti non foste per vivere come bruti, ma nemmeno per riportare le targhe al creatore o a qualsiasi dio voi crediate. Integre, godere, mangiate ciccia e consumate le proteine nobili nelle maniere migliori. Dario, ho visto che questo periodo sei stato molto vicino ai giovani, con comunicati, ho visto che, non so,
ho notato una vicinanza un po', come dire, fuori dal normale. Ecco, quasi a sentirti il papà di questa categoria e di questi ragazzi. Ci spieghi meglio, in questo periodo di isolamento, l'importanza dei giovani, dei veterani della macelleria con i giovani macellai che si avvicinano anche all'Aristo Macelleria. Ecco, quale consiglio in questo periodo ritieni sia giusto dare a questi ragazzi? Io ormai sono 45 anni che faccio questo lavoro e la mia famiglia, sono l'ottava generazione, la mia famiglia sono 250 anni. Mi sono trovato orfano molto giovane, studiavo veterinaria e mi sono dovuto reinventare macellaio. Per questo è il mio amore per gli animali, per la cura degli animali e per il pensare sempre che siamo, come si dice in Italia, tutti sulla stessa barca. Se noi trattiamo bene gli animali e gli animali hanno una vita felice, avremo carne felice e il sacrificio della loro morte sarà il nutrimento vero della vita. Se sarà carne malsana, come giustamente dicevi te, e saranno stati animali non trattati bene, che non avranno avuto una buona vita e potrà diventare forse la nostra malattia, forse... questo virus, fra le tante cose che ci insegna, a cominciare dalla fragilità, ci insegna anche che il bene porta bene, ma anche il male porta male. Purtroppo, lo dicono i buddisti, ma non solo, è una buona regola di vita. E da artigiano adulto, perché ormai finirò quest'anno 65 anni, io ho pensato che in questo periodo i giovani macellai, i giovani cuochi, il mondo della ristorazione, il mondo della macelleria, che dovrà diventare Risto Macelleria per forza, perché la carne è il nostro lavoro e dobbiamo finire il lavoro, dobbiamo spiegarlo, dobbiamo comunicare fino al piatto in tavola, tutta la catena dall'allevamento fino al piatto in tavola. Ma io ho sentito allarmismi, decreti che ne uscivano tutti i giorni, virologi che un giorno dicevano una cosa e un giorno dicevano un'altra. Ed è stato un periodo di sofferenza, un periodo difficile. Chiaramente per prima cosa per i soldi, perché se non si lavora non si guadagna. Ma non era solo quello. Era, come era successo l'altra volta, quasi 20 anni fa, per la mucca pazza, in cui ho fatto il funerale, ho combattuto una dura battaglia con onore, era anche un problema psicologico. Era il sapere ed essere confortati di essere sulla strada giusta, che ci sarà comunque una ripresa, che arriverà alla fine di questo incubo, di questa sofferenza, che ritorneremo insieme a rivedere le stalle, quelle vere. Introduciamo adesso l'ambasciatrice della dieta mediterranea negli Stati Uniti. Ecco, Amy Riolo è l'ambasciatrice, in effetti, di questa cultura magno-greca, quindi della dieta mediterranea. Ma approfondiremo con lei. Amy, ci dicono che è in collegamento. Amy Riolo. Amy Riolo has been called the cook to the kings for her experience creating menus, dinners, and culinary ceremonies for diplomats and world leaders. She is an expert in culinary diplomacy. As an award-winning author, chef, television personality, and cuisine and culture expert, Amy shares culture, history, and nutrition through global cuisine. Amy has also appeared on numerous television and radio programs, both in the United States and abroad, including the Hallmark Channel, Fox TV, CBS, the Travel Channel, Martha Stewart Living Radio, and Abu Dhabi Television. She was also the host of a weekly web series entitled Culture of Cuisine,
which airs on nationally syndicated news shows on 28 different channels across the United States, totaling a reach of over 300 million people with an ever-increasing following. One of her videos alone has received over 4 million hits. Amy has written multiple award-winning cookbooks, including The Ultimate Mediterranean Diet Cookbook, The Mediterranean Diabetes Cookbook, Nile Style, Egyptian Cuisine and Culture, Arabian Delights, and The Italian Diabetes Cookbook. Amy, sei in collegamento? Ci senti? Volevo, sì, volevo eccomi, che approfondi. Grazie, ciao, buonasera e benvenuta. Volevo che insomma ci approfondissi questo spunto che ci hai appena lanciato con un commento sul ruolo importante della promozione dei prodotti carnei negli Stati Uniti, quindi come anche il dovere che si ha del saper parlare dell'animale, saper parlare della carne, come influisca notevolmente anche sul consumo e sulle produzioni. Sì, secondo me è importantissima perché a livello mediatico, almeno secondo me, dobbiamo confutare i miti nei confronti della carne in generale. E ci sono tre miti grandi. Quelli, il numero uno, secondo me, è che tutti, almeno qui negli Stati Uniti, non parlando dell'Italia, però negli Stati Uniti c'è chi pensa che tutta la carne è uguale. E numero due, per esempio, che tutta la carne è malsana, e numero tre, che la dieta mediterranea proibisce completamente la carne. Quindi cerchiamo di confrontare questi miti all'estero, usando l'esempio italiano. Adesso è il momento del proprietario delle macellerie RC. Un imprenditore importante, un imprenditore, un ambasciatore anche lui nel mondo, ecco, con questa sua catena di ristoranti. Lui è l'artefice del teatro della carne, ecco, con il suo hotel di ristoranti ha portato la nobile arte della macelleria a livelli veramente altissimi. Chi è Robby Costa? Una breve clip introduttiva anche per lui. Io vorrei far capire l'importanza della macelleria che in questo caso ha potuto servire, ecco, ha potuto garantire questa qualità anche se in delivery, quindi tipo Robby Costa ma anche Pennisi, penso che abbiano comunque avuto la possibilità, grazie alla macelleria e alla decisione secondo me fondamentale, di poter continuare l'attività di macelleria e di conseguenza di garantire sulle tavole degli italiani dei prodotti crudi, raccontati nel giusto modo per quello che può come dire, ecco, garantire la nostra macelleria e questa nobile arte. Ecco Robby, io in questo caso sto facendo vedere un po' di roba cruda, che so che voi con la vostra organizzazione
avete potuto garantire e avete potuto, come dire, ecco, far arrivare sulle tavole in tutto il mondo. Ecco, e qui mi riferisco non solo a questi prodotti, ma anche, che ti posso dire, anche ai ridotti, perché, come si dice, va valorizzato tutto l'animale. Ecco, quindi avete avuto questa possibilità. Ci puoi raccontare un attimino il vostro delivery? Sì, allora, tanto parlo da macellaio, il sacrificio dell'animale è fondamentale che valga qualcosa, per il rispetto che si ha dell'animale bisogna consumarlo tutto, quindi questo, partiamo da questa prerogativa. Quindi ovviamente noi lavoriamo sia la parte posteriore, diciamo i tagli nobili, così come la parte anteriore. Il lockdown ci ha dato l'opportunità di tenere aperti 3 ristoranti e fare delivery. Noi ovviamente abbiamo i banchi da macelleria e abbiamo lavorato tutta la bestia, abbiamo preparato dagli hamburger alla guancia piuttosto che gli stinchi, così come le fiorentine, le costate, tutte preparazioni con ricette esclusivamente italiane, anche nel modo di prepararle, per far provare appunto alle persone che lavoravano o che comunque che rimanevano a casa a Londra, della nostra macelleria tutta italiana. Ecco, per me questo è stato fondamentale e ti devo dire la verità che è stata l'occasione di capire realmente che comunque siamo apprezzati, e questo ci ha fatto veramente tanto piacere. Il presidente Maurizio Arosio, una breve clip introduttiva. Sono entrato in questo negozio che avevo 7 anni e venivamo da una via più centrale di Milano, quindi arrivare qui è stato veramente come arrivare in campagna. E forse per questo mi sono subito innamorato di questo posto e anche di questo negozio, dove mio papà ha dato dentro la sua vita. E oggi siamo da 50 anni in questo negozio. La parte più impegnativa di questo lavoro è quello che la gente in realtà non vede. Dobbiamo sempre scegliere prodotti che anzitutto facciano bene ai nostri clienti, ai nostri consumatori, e quindi abbiamo fatto selezione. Nella storia del mio lavoro c'è anche il mio impegno con l'Associazione Macellai di Milano, e anche qui parliamo di tanti anni oramai. Sono presidente nazionale di Federcani. Stiamo cercando di costruire un gruppo di giovani che abbiano a cuore questa attività sempre di più, ma soprattutto abbiano a cuore il rapporto con i clienti. In due parole, presidente Arosio, come vede la bottega della qualità, la bottega del futuro, la bottega della macelleria italiana nelle mani dei giovani nel prossimo futuro? 2 battute. Ma noi siamo rimasti sorpresi dalle grandi capacità che dimostrato, e alcuni erano veramente molto giovani, perché è vero che abbiamo portato il limite ai 30 anni del nostro concorso e si poteva fare qualcosa meno, ma ce n'erano di molto giovani e ce n'erano veramente di molto molto molto, molto bravi, molto appassionati. La passione in fondo è la cosa fondamentale con quel lavoro che fai in modo autonomo, no? Se non hai passione in quello che fai per te stesso, non puoi fare nulla, insomma. E quindi partiamo da un valore alto. Io, quando noi facciamo queste manifestazioni, mi piglio proprio 5 minuti, faccio, gli raggruppo un attimo e dico veramente 2 parole, no? Ma che sono queste qui, quelle che ho detto prima anche, cioè impegniamoci a studiare quello che vendiamo e a conoscerlo come arriva nel nostro negozio, a conoscerlo come può essere soprattutto messo insieme con altri ingredienti, perché è facile dire, però ci sono degli elementi che messi insieme sono negativi invece che positivi nel risultato finale. E quindi questa sensibilità, se tu non ce l'hai o non hai fatto un minimo di scuola per applicare delle regole che sono le regole base, poi tu rischi di fare dei prodotti che non vanno bene. E questo va bene in tutte le cose. Cioè, prima parlavo della stagionatura, della frollatura.
La frollatura è un fenomeno che nei paesi freddi dell'Italia esiste da sempre, no? Oggi, come un messaggio pubblicitario, cioè una comunicazione di un qualcosa di diverso, qualcosa di come dire, di gratificante in più. È così, perché nel lavoro della tradizione quel tipo di lavoro lì era fondamentale, cioè uno doveva essere in grado di conoscere quello che comprava e determinare la necessità di frollatura in base alle caratteristiche di quel tipo di cane. Adesso invece diventa tutto, come dire, un po' esasperato, però questo non vuol dire che sia esasperato o sia normale, bisogna farlo bene con gli strumenti adatti, perché altrimenti diventa pericoloso. E quindi queste cose devono essere capite e devono imparare che studiando riescono a dare proprio quell'impressione che il cliente ha quando è di fronte a te, di avere a che fare con una persona che sa quello che ti sta vendendo. E io sono convinto che prima la stessa Cimino ha parlato, ecco, se noi siamo ancora sul mercato, nei nostri negozi in Italia, così ancora in modo abbastanza diffuso, lo dobbiamo proprio al fatto che la maggior parte delle persone non si assumono la responsabilità e te la delegano. Ma tu questa responsabilità, questa delega di responsabilità, la devi vivere bene e la devi sfruttare. E devi dare senso della capacità di sapere sfruttare questa responsabilità che tu ti prendi a nome loro. Quindi attenzione, perché il cliente spesso non dice niente, però poi se legge dentro di te queste cose torna e diventa fedele. Sergio Capaldo, medico veterinario e presidente del consorzio La Granda SRL, un'azienda specializzata, ecco, che ha portato la bottega veramente della carne, quindi con la tradizione, con i cibi tradizionali e con la vera arte della macelleria, mi è riuscito a fare un qualcosa di grosso, è riuscito a consorziare, ecco, questi allevatori e a portare sulla tavola degli italiani dei cibi sani e genuini. Chi è Sergio Capaldo? Una breve clip introduttiva anche per Sergio. Questo è il cibo che io do ai miei animali, alle vacche da riproduzione, questo è erba, qua c'è erba medica, c'è qualche traccia di sorgo. Il nostro obiettivo è quello di mettere più razze di erba insieme per cercare di dare sia come erba verde che come fieno le qualità proteiche adatte e omogenee su tutto l'allevamento. Qui ai piedi del Monviso è un susseguirsi di cascine. Dalla fine dell'Ottocento vi si alleva la razza bovina autoctona piemontese. Una produzione messa in crisi negli anni 80-90 dal boom delle vacche da latte e da un allevamento intensivo destinato a sconvolgere l'equilibrio di questo territorio. In quel tempo ci fu una persona che seppe cogliere il malessere degli allevatori e capire che la situazione stava diventando insostenibile. Sergio Capaldo. Sergio è un uomo appassionato. Ha abbandonato il suo vecchio mestiere di veterinario e ha cominciato a studiare un futuro sostenibile per la sua terra. Grazie a lui, la razza bovina piemontese è divenuta uno dei primi presidi Slow Food, associazione di cui è uno dei fautori, nonché responsabile zootecnico. Pian piano ha parlato con ogni singolo allevatore, soprattutto ai giovani, prospettando un futuro nel rispetto della tradizione. Dure questi. Sergio Capaldo, la qualità intesa come prodotto gustoso, ecco, quindi zuccheri, sì, e tutto, guarda, il resto, mi ha insegnato tantissimo tu su questo tema. Oppure la qualità è la genuinità e quindi valori nutrizionali. Ecco, facciamo questa distinzione, perché questi giovani vogliono mangiare dolce, vogliono mangiare a carica batterica zero, ecco, qualità intesa come genuinità e come valori nutrizionali, tu come la intendi da medico veterinario? Allora, partiamo proprio da un'esperienza che poi l'abbiamo affrontata andando a capire, a cercare di
spiegare cos'era la qualità, almeno cercare di capirlo. Quando ho parlato prima di agricoltura, è stata la base di partenza. Se io non mi mettevo a studiare agronomia, se non mi affiancavo al professor Cavallero, a degli agronomi bravi, e poi a capire quanto era importante, ad esempio, il fieno, perché qua ci siamo dimenticati che noi stiamo lavorando con dei ruminanti, e i ruminanti hanno bisogno di queste erbe gustose, perché quando io mangio bene, la fisiologia è fondamentale. A medici e farmacisti non ho bisogno di medici e farmacisti se mangio bene. E così anche gli animali, è molto importante la qualità e saper unire quello che in Italia abbiamo veramente ancora, quando parlavo di questa biodiversità, nel cibo che mangiano anche gli animali. Noi siamo quello che mangiamo, ma gli animali uguale. E la terra, nello stesso modo, ci dà quello che noi diamo a lei. Se io concimo con del sano letame e tolgo questa maledetta chimica, perché oggi ci sono i mezzi per rivalutare usando dei bioti microbici, delle micorrize nel suolo, bisogna studiare, bisogna superare un errore che abbiamo fatto culturale enorme negli anni. Non studi, stai a casa e zappi la terra. No, studi e allora lavori. Lavori in agricoltura, perché quello che tu mi dai da mangiare è la mia prima medicina. Dobbiamo entrare in un aspetto nuovo. E quando prima la dottoressa parlava delle proteine che non sono tutte uguali, è verissimo. Ho fatto 3 anni di lavoro con il CNR di Pisa e ho dimostrato, abbiamo pubblicato, come le carni a confronto, ma carni importanti, anche biologiche, sono diverse in funzione di cosa mangiano gli animali. Le proteine non sono tutte uguali e l'inquinamento non nasce da un allevamento che non è quello di andarsi a ritirare e allevare una capra sul Tibet, ma lavorando con la testa, studiando. Oggi i giovani hanno bisogno di sapere, di fare un'agricoltura 4.0, ma bisogna pagarli. Bisogna pagarli e non andare a fare questi mercati maledetti dello sconto che uccidono. Perché chi è che poi fa lo sconto? Chi produce o chi vende? Questo credo che sia un argomento serio, basta. In Italia non c'è garanzia anche del credito. Non si può lavorare in questo modo qua. Su questo bisognerebbe essere seri. Non è detto che dobbiamo mangiare il filetto per mangiare bene. Io sono un amante, ad esempio, del collo, il tenerone. Per me sono delle bistecche che sono molto più gustose di un filetto. È cultura che dobbiamo anche un po' allontanarci da certe cucine show della televisione, di tutto, è una pornografia cinematografica questa, dove il fagiolino sta in piedi da solo e dico, ah, oh, che bravo, ma dammi un fagiolino buono, cosa me ne frega se sta in piedi, fammi mangiare bene. E la genuinità sta in questo, il gusto deve essere intrinseco nel prodotto, non nel gusto della griglia che puzza dalla sera prima, non nelle salse che vado ad aggiungere, non in un grasso esasperato. Noi oggi abbiamo rivalutato delle razze che sinceramente chi è del mestiere sa che certe razze non erano queste principesse, però oggi, dato che assomigliano vagamente alla tanto rinomata Wagyu o Kobe, che è poi una regione del Giappone, perché io sono stato laggiù anche a lavorare, dico, abbiamo le idee confuse. Dobbiamo imparare, come è stato nel mondo del vino, a capire che cos'è l'eleganza. La qualità è una cosa semplice, come la verità. Si deve comprendere e deve mantenere l'eleganza. Il cibo non deve essere una cosa violenta, il cibo deve essere una cosa che ci accompagna ed è una meravigliosa compagnia per comunicare. Perché ricordiamoci che noi in Italia non perdiamo questo sano e fondamentale principio di sederci a tavola e fare comunicazione, ma con un piatto buono davanti. Cerchiamo di aprire un vino buono, di accompagnare con della roba buona e comunicare, vuol dire anche con una persona che ti vuoi bene. Io faccio sempre una battuta che nella vita sono due cose semantiche. Tovaglia e lenzuolo sono i piaceri della vita che ci tengono vivi. Però dietro questo è proprio un concetto importante, quello che la qualità non è dato dalla asetticità, ma è dato da un lavoro fatto dall'uomo. Le radici in agricoltura le mette il lavoro dell'uomo. Le piante non nascono belle, non fanno i paesaggi da soli. Se noi non lavoriamo un pezzo di terra, nasce il gervido.
non ha, i paesaggi belli sono fatti dall'uomo. Dobbiamo ritornare a questa mentalità che è più rinascimentale, più illuministica, cioè ritornare a capire quanto il nostro lavoro può fare la differenza nelle qualità. E la qualità è data anche dal lavoro che io dico che il macellaio, il trinciante, è un'arte, è un sarto, is a tailor, perché lui è veramente quello che sa andare a valorizzare muscolo, muscoletto, quello era il grande lavoro della macelleria. Il trinciante era una volta addirittura una figura fondamentale per i grandi, perché era lui il primo a toccare la carne e a prepararla, ma il lavoro era di andare a recuperare tutto. Cecchini ha ragione, io insisto, sono sbagliati i capitolati nelle mense collettive, facciamo masticare i bambini che ne hanno bisogno, russiamo tutti di più perché non mastichiamo più, le ossa qua si sono chiuse. Cioè è importante davvero capire che dobbiamo essere meno pigri gastronomicamente e essere di nuovo curiosi nel piatto, di assaggiare un po' tutto e di non buttare via delle cose che invece tra l'altro sono delle grandi risorse da un punto di vista nutrizionale. Come nelle puntate precedenti, facendo una sintesi di quello che ci siamo detti e gli argomenti su cui ci siamo confrontati, alla fine vengono fuori sempre due parole chiave, quasi due paroline magiche: lo studio approfondito e l'innovazione. Ne aggiungerei un'altra questa sera, l'intuizione, no? Sempre a servizio di un'innovazione. L'intuizione che all'interno di questo laboratorio, in queste mura, nella nostra Academy, ci è servita per portare avanti la nostra rivoluzione inversa. L'alta tecnologia che ci ha permesso di portare nei paesi dove il microclima non era così favorevole, ci ha permesso di portare comunque la tradizione, di poterla mantenere, di uscire dalle mura domestiche e farla diventare una professione, far nascere nuovi manager di filiera alimentare tradizionale italiana in tutto il mondo. Come avrete capito, siamo in chiusura. Io voglio ringraziare tantissimo gli ospiti di questa sera per il contributo che ci hanno dato, perché è molto legato alla formazione, che è per noi elemento propulsore di tutte le attività. Sono felice di averli avuti qui con noi, penso che Alessandro Cuomo possa dire lo stesso, perché alla fine si tratta poi di amici con cui si portano avanti tantissimi altri progetti, quindi non resta che salutarci.